Cari gentili amici, il nostro viaggio per Bintulù continua, vi farò vedere le caratteristiche di questo luogo. Siamo arrivati ora, partendo dal mercato sulla riva del fiume, nel centro abitato a brevissima distanza, sono circa 100 metri. Guardiamo un po' le caratteristiche, io vi avevo già detto che qua sembra veramente di stare in Russia, eccetto il fatto che i connotati paesaggistici, naturalistici non sono quelli e nemmeno quelli climatici sono quelli. Però è esattamente la stessa cosa. Questo per esempio è una marshrutka, ovvero qui si può venire in questo luogo, ci sono questi mezzi collettivi di trasporto e da qui si prende un biglietto e si può andare, ci si sposta in altri luoghi fuori nella giungla. Qui abbiamo un SUV, ecco la costante di questo posto, che qui è pieno di SUV, di macchinoni, ma ce n'è proprio tantissimi. Ecco, qui ne abbiamo un altro, cioè abbiamo tutta la gente qua ama tantissimo il SUV, il cosiddetto fuoristrada elegante da poter usare tutti i giorni, ecco, ma se ne trovano veramente un'enormità. E qui anche questa qui è un'analogia con la Russia, perché se tu vai qua fuori nel villaggio, loro qui vivono anche loro nell'isba, l'unica cosa che l'isba russa è leggermente alzata dal suolo. L'isba russa viene qui, è una palafitta in questo posto, qui la differenza è che qua l'isba, appoggio la camera così vi spiego meglio, allora l'isba in questo posto è una palafitta che rimane sollevata su dei pali a circa 2 metri dal suolo, mentre l'isba, quella russa, sembra appoggiata al terra, in realtà viene anch'essa sollevata dal suolo, viene appoggiata su delle pietre con un'altezza che può essere questa qua, 50-40 centimetri. Le isbe russe sono tutte interamente alzate dal suolo. Perché questa differenza rispetto alle palafitte locali? Perché qui il clima può permettere di costruire sollevandosi con del legno, con dei pali, mentre in Russia, essendo il terreno ghiacciato, umido per gran parte dell'anno e anche viste le nevicate e compagnia bella, è importante sollevarsi dal terreno usando dei sassi, usando della roccia, ovvero un materiale che non permette il passaggio dell'umidità dal basso all'alto. Ecco. Il giro continuo, vi ho dato anche qualche nozione, chiaramente qui la calura per uno cileno, siamo all'equatore, in questo momento il sole picca in testa come un martello, papam papam. Il giro continua, ma non importa la calura. Andiamo a vedere, ecco qui abbiamo i soliti posti dove mangia la gente, qui mangiano sempre, stanno sempre a mangiare questo. Qui andiamo a vedere, mangiano, mangiano. Eccoci qua. Qui abbiamo un poco zoppo della casa. Dopo mi fermerò anche a mangiare, adesso giro veloce per mostrare a voi anche le immagini. Qui abbiamo le famosissime, entro nella cucina, vi faccio vedere. Entriamo, salve, ciao. Oh, mi hanno guardato, hanno capito che sono un turista qua, lavano. Ecco, siamo passati anche per la cucina. Ecco, qui abbiamo i negozi, qui abbiamo negozi, questo qua è un hotel, abbiamo le costruzioni molto, qualcuna molto sfatiscente, però questa qui è la parte più antica. Se andate a vedere a 1 chilometro di distanza da qua, le abitazioni sono molto belle, non c'entrano, questa è la parte più antica, più vecchia, antico non c'è niente, però è tutto vecchio. E qui abbiamo un centro commerciale, nel centro commerciale vendono un po' di tutto, soprattutto telefonia. Qui abbiamo uno store che vende scarpe, ecco, sono scarpe di vario modello. Attraversiamo, prima che mi tirano sotto, ecco, attraversato con uno scatto da 100 metrista la strada e qui entriamo nei negozi. Eccoci qua, qui abbiamo negozi, telefonia,
abbiamo diversi piani, si può salire a vedere, e continuiamo. E qui abbiamo, guardate qui che bello, oggettistiche tribali, vario stile, scolpite nel sasso, dei quadretti, reparto souvenir bellissimo. Andiamo avanti perché voglio mostrarvi più cose possibili nel lasso di poco tempo, non voglio creare una transizione di un'ora su questa città, anche se tutto sommato, detto chiaramente, si potrebbe creare un sito internet solo per questa località qua, perché di cose da vedere ce ne sono talmente tante, di tutte e di più. Ecco queste cose qui, delle frittelline, andiamo più avanti. Più avanti addirittura c'è un negozio che vende la famosissima sassisca gariaci. Adesso ve lo farò vedere se ci arriviamo, se lo vi trovo. Ecco, qui abbiamo giornali, come vedete, in varie lingue, con i caratteri latini e cinesi, spezie. Ecco qua, ci intrufoliamo qui all'ombra. L'ombra si sta benissimo. Qui usano tenere le cose al fresco nel ghiaccio, guardate, qui è frutta tagliuzzata già pronta da mettere in bocca, che viene tenuta fredda in una vasca di ghiaccio. Il giro continua, cioè, come potete vedere, questa è una città bazar, vendono il tutto, non c'è un metro quadrato dove non c'è niente, cercano di buttare in giro più roba possibile, ognuno vende qualche cosa. Il giro continua, siamo reparto vestiti, lo sorvoliamo velocemente. Ecco qua, qui la gente mangia, abbiamo, ecco la città, io lo sto percorrendo solamente lungo una via, dietro c'è anche un mercato all'aperto che rimane aperto anche di notte. Andiamo a curiosare sull'altro lato, andiamo a vedere cosa c'è nell'altro lato, attraversiamo velocemente. Ecco, come potete vedere, abbigliamento, soliti portafogli, qui giocano. E questi sono tutti malati, c'hanno quella malattia lì delle scommesse. Ecco, su questo fatto qui sono proprio, vedi che sono tutti mezzi rincoglioniti che vanno lì a giocare le scommesse, non so su cosa giocano, i cavalli, le partite di calcio, boh. E vedi lì, ma c'è tantissima gente che si rincoglionisce con i giochi a scommettere. E la più grande truffa della storia è questa cosa qua, cavolo. Approfittare dell'ingenuità della gente. Poi chi è che va a giocare? Quelli della classe più evoluta, quelli più dotti, così, no, va la classe più povera, ceto basso, chi rincorre un miraggio, gente che spende più di quello che ha dietro alle scommesse. Ecco, giro continua, qui abbiamo ancora il reparto Borselli, andiamo avanti. Come potete vedere, in giro c'è gente un po' dappertutto qua. Questo qui è un reparto dischi, musica, circa, adesso sto guardando i prezzi. Prima, vabbè, hanno autori da noi non noti. Comunque i prezzi si va
dai 2 ai 3.